punti che oggi sono vitali dallo stadio Giuseppe Moccagatto in Alessandria. Buon pomeriggio amici di Eleven Sports da parte di Luca Tumminello e benvenuti ad Alessandria Olbia, match valevole per la 23esima del giornata del campionato di Serie C, girone A, squadre già in campo agli ordini della Alessandria. Celia avanza ancora, il giocatore calabrese, poi crossa sul secondo palo per il colpo di testa da parte di Casarini, secondo gol consecutivo, terzo in campionato, segna sempre lui, ma la palla di Celia è un cioccolatino solo da scartare per Casarini, che è andato tutto solo sul secondo palo, la sblocca l'Alessandria con l'inserimento del numero 16 sotto la gradinata nord. Vedere con Casarini, palla forte al centro per il colpo di testa da parte di Eusepi, che fa 2-0, gol e assist per Casarini. Eusepi fa 8 in campionato, fa 2-0 e l'Alessandria vede la luce in fondo al tunnel. Calcio d'angolo battuto magistralmente dentro il pallone verso Bobbio Gunzeie, che prova a farsi vedere. O Gunzeie, cross al centro, Biancu la controlla, Biancu entra e segna, Roberto Biancu, terzo gol in campionato, la riapre l'Olbia all'improvviso sul lampo di Gunzeie. È arrivato puntuale l'appuntamento con il gol per Roberto Biancu. Eusepi, Gozzi di testa ad allontanare, poi Sartore la sponda in area per Eusepi che sfila e fa 3-1 alle spalle di Gozzi. Umberto Eusepi davvero rapace su una palla vagante, è andato ad incrociare col mancino e a mettere di nuovo due gol tra l'Alessandria e l'Olbia, 9 in campionato, doppietta per Eusepi e Alessandria di Coccu. Grandissimo stacco di Ogunzeie che è andato a prendere la traversa, palla al centro dell'area di rigore, Giandonato, anzi Altare, calcia e fa 3-2, Altare corona così un'ottima prestazione, riapre nuovamente la gara, l'Olbia non si arrende mai. Palla bassa, toccata e la palla finisce in rete, ha pareggiato l'Olbia con Pennington, è stato lui l'ultimo a toccare, a beffare Valentini sul primo palo, clamorosa il Moccagatta. 3-3 con l'Olbia che non si è arreso mai e ha raggiunto Ogunzeie, triplice, fischio di Federico, longo di Paola, una partita pazzesca al Moccagatta, finisce 3-3.